under jet lag, I know very well that you can fight against everything, but not against jet lag. So, but we have still beautiful information about other topics. So we start with Maurizio, and we do the second part of the session dedicated to gynecology. And today with Maurizio, we will see how to treat and very often to kill patients with hyperprolactinemia, the beautiful, wonderful experience of Dr. Passafaro in hypofertility, and the epidemia of the third millennium, that is Candida, and they are requests from many of you. So, Professor Passafaro, the word is yours. L'iperprolattinemia è un disturbo molto frequente, quasi fisiologico, come abbiamo visto nello spostamento verso un'età più avanzata, verso le decadi di età più avanzate. So it's a common disorder that increases proportionally with the age, and so it's more usual to observe hyperprolactinemia in the third or fourth decades, 30-40 anni, and going on. 40-50 years old. It's physiological per age. E diventa un disturbo quando si presenta in età giovanile. So, if it's paraphysiological, a condition of hyperprolactinemia around 50, we have to consider that as a disorder, a real pathological disorder, when we observe hyperprolactinemia in young adult women. Raramente è un disturbo primario di origine ipofisaria, cioè da adenomi secernenti. It's very rare that we observe a primary hyperprolactinemia, that means from a hypophysis adenoma. Molto spesso, come abbiamo visto ieri, esaminando i rapporti tra le strutture e le loro espressioni neuroendocrine del sistema encefalico, dicevo, molto spesso si inserisce in una alterazione di rapporto, di contatto, di bilanciamento delle varie funzioni neuroendocrine. Hyperprolactinemia is a very good example of the concept of psychoneuroendocrine immunology, especially it's an alteration in the crosstalk between a neuro system, central nervous system, and the endocrine system. Nella stragrande maggioranza dei casi è una alterazione secondaria dovuta ad altri fattori primari. So it's very interesting to have very clear in our mind that very often is a secondary disorder due to something else primary. Ok. E quindi ad alterazioni di altre funzioni e strutture. Vediamo come la melatonina, e quindi l'epifisi, e tutto ciò che agisce sull'epifisi, T3, tiroide, e tutto ciò che agisce sulla tiroide a monte, dopamina, e quindi uno squilibrio del sistema neuroendocrino ma anche nervoso, inibiscano la prolattina. Ok, it's interesting to see that through melatonin, pineal gland, through triiodotironin, thyroid, through other mesencephalic structure, through dopamine, are able to talk to prolactin, inhibiting it. Ma andiamo a vedere che cosa la stimola, che è molto più interessante. Lo stress, un elevato stimolo del
TRH è l'ormone di stimolante rilascio del TSH, elevato TH, quindi tutti gli stati di ipotiroidismo, gli estrogeni, un eccesso di estrogeni, vanno a stimolare la prolattina. It's very interesting to observe how especially thyroid is involved in the dysregulation of prolactin secretion, but also stress that, as you know very well, is related to the thyroid function. By a gynecologistic point of view, estrogens, hyperestrogens, can stimulate prolactin. So there is this balance when this condition is prevalent. Perché fisiologicamente la prolattina, quando rimaniamo nel nostro campo, quando stimolata dagli estrogeni, la prolattina, quindi non dobbiamo pensare alla nostra vita, dobbiamo pensare al sistema biologico durante l'evoluzione. Gli estrogeni, quindi la fase negli animali, la fase di estro, e quindi l'accoppiamento, e quindi la riproduzione, e quindi picco degli estrogeni, l'evoluzione necessitava che la prolattina inibisse a sua volta l'attività sessuale per permettere la gravidanza della, e quindi il perpetuarsi della specie. Pensiamo al sistema animale. Yes, it's interesting to observe and to focus in this moment on estrogens. Why hyperestrogens, also physiological, stimulate prolactin? Because that means also inhibiting sexual activity, because after fecondazione, I don't know, after in pregnancy, you reduce this willing. In the animal, nel mondo animale, ovviamente. Yeah. Ma noi abbiamo una vita diversa, abbiamo un sistema e una un rapporto diverso con la sessualità e con i bisogni sessuali. Quindi la prolattina nel nostro sistema umano, quando elevata, svolge un ruolo di inibizione e porta a una disfunzione di molti aspetti, interferisce in maniera pesante nella vita della persona, della donna. So, and hyperprolactinemia has a lot of consequences. This yes. Is okay. Vediamo cosa porta a un elevato livello di prolattina. Amenorrea, e qui ci ricolleghiamo al discorso di ieri, legata all'inibizione delle gonadotropine, soprattutto FSH. Okay. Hyperprolactinemia, first consequence, amenorrea, due to inhibition of gonadotropin. Ma questo forse attualmente è il fattore principale scatenante le situazioni di iperprolattinemia. Noi diciamo stress, ma pensiamo a quello che c'è dietro lo stress. So this is typical of those type of amenorrhea due to stress. This is the mechanism mediated by prolactin. E quindi stress cosa vuol dire per noi? Vuol dire un'alterazione del sistema di encefalo e dell'azione delle ghiandole surrenali, del sistema adrenale. Okay. Terapia. Terapia, abbiamo visto che cosa stimola la prolattina e che cosa la inibisce. E noi possediamo farmacologicamente questi strumenti. So it's possible, according to the physiological feedbacks induced by some signaling molecules, to control the production of prolactin. Ma soprattutto dobbiamo ricordare che l'iperprolattinemia è secondaria
ad altri problemi, ad altri squilibri neuroendocrini. But always we have to consider that hyperprolactinemia is secondary to other endocrine disorders. E quindi disordini neuroendocrini che abbiamo visto dettagliatamente ieri. Ok. E quindi dobbiamo inserire questo protocollo nel protocollo del per il trattamento dei disordini neuroendocrini che originano l'iperprolattinemia. E dobbiamo quindi riportarci a un quadro più generale, fare diagnosi e trattamento. Ok, this protocol is specific to counteract the hyperprolactinemia, but Maurizio says never forget that you have also to consider the treatment of the disorder where the hyperprolactinemia is in the patient. I mean, if she has an amenorrhea, remember the protocol for amenorrhea, and if it is due to hyperprolactinemia, add this one. This is very focused on hyperprolactinemia only, since this is a secondary hyperprolactinemia, but never forget the primary origin of that hyperprolactinemia. Ci sono colleghi ginecologi. Some of you is a gynecologist? Yes. Yeah. Ah, okay. Quanti adenomi ipofisari prolattino secernenti avete visto nella vostra carriera realmente dimostrati con risonanza magnetica? How many hypophysal adenoma prolactin secernent, secretive, okay, in your career, real hypophysal adenoma with magnetic resonance? Okay. Documented with MRI. Yes. Some? How many? Percent? Yeah. No, how many cases? 10, 15. 10, 15. 10, 15. Sì, 10, 15. Ok. Anche nella mia carriera posso dire di averne visti 10. So Maurizio says it's the primary hyperprolactinemia. It's rare, I mean, in comparison with the secondary amenorrhea, hyperprolactinemia. 10 in 25 anni, in 30 anni. Maurizio have observed 10 primary hyperprolactinemia due to hypophysal adenoma in 25 years of career. I primi 15 anni di questi 30 sono stati passati in ospedale. And she spent all time in hospital. So it's rare, this is the concept. Okay. Candida. Conosciamo molto bene tutti la sintomatologia e l'incidenza del problema candidosi. Everybody knows very well that the problem of candida infection and the prevalence of candida infection. Ok. Sappiamo bene tutti come la manifestazione preferita della candida siano le mucose che comunicano con l'esterno, intestino, apparato genitale, e pelle. We know very well which is the tropism for candida, mucosa, especially in the interface with skin. Two type of mucosa, gut mucosa, vaginal mucosa, and the skin. So we can think in terms of also alteration of the microbiota. E viene trascurata molto spesso la presenza di candida nella mucosa delle altre vie aeree. Very often we are observing candida in upper respiratory tract mucosa. Il quadro clinico è ben conosciuto. Soprattutto il fattore macroscopicamente più evidente, il fattore scatenante, è l'alterazione dell'equilibrio della flora batterica intestinale. We have to focus especially on the alteration of the gut
microbiota? Is there that we have to intervene? Questa è l'evidenza più apprezzabile, ma non dobbiamo dimenticare che dietro questa situazione di diffusione di un fungo che diciamo convive con noi da alcuni milioni di anni, c'è un'alterazione delle difese immunitarie. But we have to consider in terms of vicious cycle. Yes, the alteration of the microbiota is very important, but Maurizio says we have a microbiota since the human species had been born, so there is a relationship with an alteration of the immune system. So from one side the alteration of microbiota, from the other side an immune disorder. Okay. Ovviamente lo squilibrio della flora batterica e tutti i fattori che portano a una alterazione delle abitudini, un'alterazione della salute della paziente interferiscono. I think that stai toccando. Toccato qualcosa. Ok, ecco. Perfetto. Vorrei sottolineare il peso che hanno nel contribuire allo squilibrio della flora batterica le terapie antibiotiche e i contraccettivi orali. It's something like a behavior pathology because we know that nutrition, alteration in the nutrition can be cause of sustaining the candida infection, and by a pharmacological point of view, especially the use of antibiotics and oral contraceptives. Antibiotics, obviously, because of destroying the gut microbiota. Come abbiamo detto, è alterato il sistema immunitario, soprattutto l'aspetto cellulo mediato, cioè l'aspetto del primo contatto dell'agente patogeno con il sistema immunitario. So interesting. L'immunità cellulare. Yes, interesting to focus our attention on the fact that candida infection is expression of an alteration of the immune cell mediate immune response. So for us it's immediately pop up in our mind TH1 and the role played by APC. Ma cerchiamo di dire qualcosa di utile. Qui il dottor Perra mi aiuterà molto. Ho portato solo un esempio, un riferimento di letteratura, ma ne ho trovati parecchi. Il problema della candidosi è legato all'inibizione dei TH17. That's interesting because if it's true, and it's true that in nature neither good nor bad, we are used to think in terms of TH17 as something bad. Instead, an inhibition of TH17 response is at the base of the recurrency of candida infection. So this patient have low level of TH17. Actively suppressed IL-17 production. Okay. E questo può spiegare la difficoltà di una risoluzione del problema patologico, può spiegare la frequenza delle recidive. The fact that TH17 are low and even more low during the infections can explain the a tendency to relapses of this type of infection. I have a question for you at this moment. In your experience, do you observe less candida infection in women with autoimmune disease? Il concetto è questo, le malattie autoimmuni sono espressione del TH17 alte. Quindi, se una donna ha una malattia autoimmune, meno candida. Le pazienti con tiroidite, Hashimoto o altre patologie autoimmuni non hanno, non ricordo di aver visto la candida. My question was, so if it's true what you are saying, Maurizio, that
in Candida, Th17 are lower. In patients with autoimmune diseases, for instance, Hashimoto disease, maybe you observe less tendency to Candida infection. And Maurizio said, yes, according to my experience, autoimmune patients show less Candida infection. So this is really a crucial role played by Th17. Ah, ok. Va bene. Altre referenze di letteratura? Ah, questo è interessante. L'azione della interleuchina 17 è in controregolazione con le citochine proinfiammatorie, come l'interleuchina 6. No, non ho capito, cosa vuol dire in controregolazione? C'è un controbilanciamento, l'interleuchina 6, cioè l'interleuchina 6 in uno stato proinfiammatorio abbassa le TH dell'interleuchina 17. Ah, ok. This is interesting because according to literature, interleuchin 6 can be able to downregulate TH 17, to upregulate. Yes. TH17. Oh, esatto. Questo è il motivo, dopo ne parliamo, e questo è il motivo per cui nelle situazioni di recidiva io ho iniziato a dare l'interleuchina 6, low dose, dopo 2-3 recidive, poche gocce per 10-15 giorni, 2 settimane. E successivamente alla seconda o terza recidiva ho visto, assieme alla terapia, un allungarsi dei periodi liberi. Ok, so since TH17 are lowering Candida patients and since interleukin 6 is able to upregulate this pathway, normally in patients with relapses of Candida infection, Maurizio used to provide Guna interleukin 6 for 15 days consecutively, but not many drops, something like 5 drops twice a day for 15 days, and especially in chronic and infection and relapsing infection. So this is very precise, also the moment when to use Guna interleukin 6. To stop the relapsing attitude. E posso, ho apprezzato un allungamento dei periodi liberi quasi una remissione. Ho in casistica una quindicina di casi. Ok, in 15 cases that Maurizio treated this way with interleukin 6, he observed in all the cases an prolonged period of no disease, and in some cases the resolution. So interleukin 6 looks to be very important in this case. Sorry, just 5 drops twice a day for 15 days during the not in a disease moment. Okay. It means not during the infection. Ben large at the second or third relapse of the symptoms. Alla seconda o terza di do somministro di ovviamente la terapia di base. But never forget that interleukin 6 is part of a more complex therapy, especially focus on interleukin 6 for the treatment of relapses. But you have to do something else. Equilibrio della flora batterica intestinale. First of all, since Candida is due to a gut microbiota alteration, it's important to focus on these interesting food supplements called colostrononi. Vorrei sottolineare la presenza di un patrimonio di immunoglobuline
questo è molto importante, le vitamine e i coenzimi che possono stimolare il ciclo della respirazione cellulare. Okay. Il ciclo di Krebs è molto importante perché... Sì. Se voglio dico alcune cose perché certo, le conosco. Certo. So I go into this matter because... We agreed before. It's very interesting. Colostro noni is a combination of bovine colostrum plus Morinda citrifolia, also called noni juice. Okay. Colostrum is also called the first vaccination for the mammalian babies. And it's interesting, its activity against infection because of a high percentage of IgA, M, and G. And very interesting is the lactoferrin. Lactoferrin is a beautiful protein able to take away iron from the bacteria, the pathogens bacteria. And without iron, it's something like the iron in our hemoglobin, bacteria cannot live. Second, we know very well from some studies that we perform here at the University of Milan that the lactoferrin and the oligosaccharides present in both colostrum and in Morinda citrifolia are able to upregulate the production of interleukin-8. Interleukin-8 is the most important interleukin of our immune system for the neutrophils recruitment. So, taking colostrum noni, we make our immune cells producing interleukin-8, recruitment of neutrophils attacking pathogens. Super interesting is that interleukin-8 released by the cell of our gut mucosa is released in the apical part of the cell. I mean, it's released, interleukin-8, in the gut lumen and not between the epithelial cells of the mucosa. Why it's so important this? Because releasing interleukin-8 in the lumen of the gut, you are making a neutrophil recruitment where you have the pathogens. Instead, if you released interleukin-8 between the epithelial cells, interleukin-8 could destroy the tight junctions, opening the mucosal monolayer. So nature, colostrum is expression of nature, is perfect to protect and select the good gut microbiota without interfering with the histology of the epithelial monolayer of the gut mucosa. Anyway, immune globulins, lactoferrin, interleukin-8, that's the mechanism of colostrum to protect our microbiota. Interesting is that this activity, if you split colostrum and test only colostrum and you test only noni juice, the production of interleukin-8 is in a ratio between 1 to 10. I mean, there is a synergistic activity combining the two components of colostrum noni. If you use only colostrum, or in the United States they are fixed with the noni juice, 10 colostrum noni, 1 only colostrum, only noni. So that's really one of the most interesting products to select the good gut microbiota. It's a new concept. For many years we said, let's go killing the bacteria. Then, let's go filling the gut of bacteria, probiotics, allergy. No, it's a new concept. Select the microbiota. Consider that we have 10,000 different species of bacteria, 600 genera. So,
it's really important to preserve the homeostasis of the microbiota. Okay. Can I ask one question? Yeah. Recently, I was suggesting this product to somebody, and they're dairy free in their diet, and they wouldn't take it because they said colostrum, they might react to it. Who doesn't take it? A patient of mine. And why, excuse me, I didn't understand. Okay, she is allergic to dairy, and she was afraid to take this product. She's allergic to dairy. Dairy, milk. Ah, milk. Okay, okay, dairy, I didn't know dairy was milk. Okay, but is she allergic in terms of IgE-mediated allergy, or is an intolerance? It wasn't always, so I think it's IgG. IgG. In that case, it's not indicated, obviously. But it's not so common, a real allergy. It's a pseudo-allergy, IgG-mediated. But many, very often during seminar, the question is, if I have a patient with intolerance for milk and milk derivatives, can I use colostrum noni? Yes, because the intolerance is due to lactose, okay? And it's different, okay? So in case of intolerance, no problem with colostrum noni, because the protein profile of colostrum is different than the mature milk. So no problem. If it is IgE mediated allergy or a pseudo allergy IgG mediated, it's better not to take. But in terms of intolerance, no problem. Nella mia esperienza clinica, il colostrum risolve parecchio l'intolleranza stessa. Yeah. Maurizio use normally colostrum noni in treatment of food intolerance, exactly for that. Quello che mi avevi detto prima. Ah, interesting, is also the presence of some vitamins and coenzymes. It's interesting, in treatment of chronic candida, also the use of Guna cell. Why Guna cell? Because candida produce a lot of tartaric acid. Tartaric acid block the Krebs cycle at the stage of malic acid. It's an analogous, but fake, of malic acid. So this big quantity of tartaric acid produced by the candida block the Krebs cycle. So the mitochondria of the cell of the vagina mucosa don't produce enough ATP, and they go down with energy and are unable to synthesize new protein. So months after months, you have a degeneration also of the tissue. So it's important to stimulate the Krebs cycle for the ATP production, and that job is done by Guna cell. So beside interleukin-6, beside colostrum noni, think of Guna cell, that's very important. È un mio problema, estremamente importante, perché è il secondo step dopo il colesterol normale, e abbiamo la presenza, vorrei sottolineare, di candida e colibacillino per andare a stimolare, quindi è importante che sia il secondo step, per andare successivamente a stimolare una corretta risposta mediata dall'immunità cellulare. Another medication we always have to consider is ubioflor. It's easy to understand because containing the specific nosode, candida, we enhance a specific immune response against the simile of candida, that is the candida of the patient. Interesting is also the presence of Escherichia coli, because we know everywhere. The importance, okay. Sì, oltre a rimedi e
sostanze che riducono la fermentazione intestinale, quindi il prodotto. Interesting the presence of indolum and scatolum to counteract the gut fermentation. So with ubioflor we are pointing especially the gut microbiome. E immunostimolanti generici. So, these are the steps that Maurizio suggests. First, adjust the intestinal microbiota, colostro noni. This is something that you don't have. It's a product we have in Italy for a washout of the gut. Okay. This is the first step for the treatment of candida, acting on the gut. You don't have this, I don't know. It's an equivalent to that, Enterogel is a hydrogel of silica. It's from Russia. We have at Guna, we import from Russia. And it's a very interesting product because it's like an hydrocolon therapy instead of from the back, from the bottom. Okay, that is much, much more comfortable. Homeopathic is a silica-mimetic. No, it's not homeopathic. Homeopathic terms. You would use silica to emit. No, this doesn't fit with homeopathy because it's in ponderal, is a medical device, class two. And what happened that this hydrogel passing through the gut absorb toxins and pathogens. So you are free from that. It's very interesting, absolutely. Yeah. No, there is also, Maurizio saying, there is also an off-label, very off-label utilization that is the use in vagina of enterogel to absorb directly there the candida, but it's very off-label, so under their responsibility. Okay. Possiamo, è un'informazione che facciamo. Yeah. Terapia locale, abbiamo già visto in precedenza l'importanza e le grandi capacità, molte capacità della crema vaginale Natur 2. Interesting, beside the systemic main therapy for candida with ubioflor, colostro noni and interleukin 6, the local treatment with Natur 2 for internal vaginal use, you can see by the composition, calendula, anti-inflammatory, psorinum, for all of you knows homeopathy, the importance of this diathesic miasma nozode, and candida albicans locally for immune strengthening locally. Interesting also, Maurizio is underlining vince toxicum irundinaria or officinalis, that is a little plant able to stimulate TH1 to produce gamma interferon. It's not important the gamma interferon, but you remember from the beginning of what Maurizio said, that the immune response against candida is cell-mediated immune response. Cell-mediated immune response means TH1 immune response. Vince toxicum stimulates exactly TH1. It's a very known product. It's present, for instance, in a heel product named Angistol, very known. That's the mechanism. Questo si riferisce alla, ecco la referenza su cui ho basato l'introduzione. This is another reference, 2013, clinical expert in immunology about interleukin 6 to manage the relapses acting on an upregulation of TH17. Okay. Questo è quello che abbiamo
Okay, that's your question. Guna interleukin 6 in short cycles, 1 week, 2 weeks per month for 2-3 months. Okay? This is the passion of Maurizio because it's involved especially in infertility and hypofertility, and he, in his clinic he works especially on this matter. And it is something that we want to share with you because to help women to realize their dream is one of the most beautiful things we can do. But also for your profession, because it's an opportunity for a lot of people. Certo. Io sono diventato, se mi concedete, un esperto, come dice il dottor Perla, di infertilità. E non partivo nella mia professione come ginecologo specialista in problemi di fertilità. Sono diventato un esperto o ho cominciato ad occuparmi con il malgrado successo proprio grazie alla medicina fisiologica di regolazione, perché da me venivano pazienti con problemi di infertilità che avevano già percorso la strada delle fecondazioni assistite, spesso con oltre a mancanza di successo, con grande stress e sofferenza. Maurizio is saying that he was not born as a specialist in hypofertility. In his career, he, as gynecologist, was involved in other part of gynecology. But he started some years ago, 10 years ago, looking at women going to him with a burden of sufferance under stress, because even though the assisted fecundation, I don't know what's the name, IVF, okay, I will say IVF, after IVF, no success, and he said, okay, maybe we can do something with physiological regulating medicine. So is an experience that was born from a personal experience. Ho iniziato ad applicare e a utilizzare i farmaci che mi metteva a disposizione la medicina delle basse dosi, secondo i criteri della medicina fisiologica di regolazione, cercando sempre e comunque un riferimento alle comuni conoscenze della medicina, quindi cercando supporto e un razionale nella letteratura scientifica. And always Maurizio inspired to the physiology, first of all. I mean, he tried to support and reproduce some physiological condition and always studying the international references about that possibility. So it's a solid, robust structure that he built. La questione è che in letteratura scientifica esistono i motivi per sostenere, abbiamo visto ieri molte referenze e lo vedremo ancora oggi, per sostenere la nostra metodica, il nostro approccio, addirittura l'utilizzo delle low dose, però manca una chiave interpretativa. Noi abbiamo la medicina fisiologica di regolazione. Okay, in literature many papers speak about the possibility to rebalance the physiology of these women suffering for hypofertility and infertility, but they don't mention the fact that these medications already exist. So everybody knows by a theoretical point of view that the solution will be, they say, the treatment with low dose hormones, low dose cytokines, and they don't know that that will be, it's already is, okay, existing. So that's frustrating, because a lot of people could be helped and they don't know that
already exists a solution. E la medicina convenzionale ovviamente trascura questa possibilità. And conventional medicine is not aware of this possibility. But something is moving also in the field of gynecology in the academic environment. Presento una casistica, mi scuso se non è la stessa che avete nelle dispense, perché è una casistica ampliata rispetto alle 13 pazienti di cui avete i risultati nelle dispense. Maurizio will present his personal casistic that is bigger than that one you have in your syllabus, that is referred to 13 patients. Instead, they are 24. He will show you his updated casistic with 24 patients instead of 13, so even bigger. Ma le pazienti in terapia che hanno già avuto risultati superano la trentina abbondantemente. But they are more than 24, even though not referred in this casistic. È una casistica in corso. Okay. Alcune considerazioni su cui passiamo rapidamente perché sono ben note a tutti. La l'ipofertilità, l'infertilità al giorno d'oggi è una patologia estremamente diffusa. Ieri abbiamo discusso all'altere dei possibili motivi, però siamo ormai certi che sia un problema legato a disturbi multifattoriali. Okay, the synthesis is that hypofertility is a multifactorial disease. Questa è la definizione di infertilità data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e a questa ci siamo tenuti per reclutare le pazienti nell'osservazione clinica. So this is the definition of infertility, just focus after 1 year, okay, of tentatives to be pregnant. Posso dire che le mie pazienti avevano uno stato di infertilità superiore ai 2 anni. The patient of the study had an hypofertility, documented hypofertility, since more than 2 years. L'infertilità o l'ipofertilità è, come abbiamo già detto prima, l'aspetto finale di una disregolazione multifattoriale e a più livelli. It's accepted that hypofertility is only the result of an hyper dysregulation, so it's there that we have to work. Questa è la presentazione delle pazienti, 24 pazienti, criterio di admissione, 12 mesi. Queste sono le pazienti. Età media 37,5 anni. Interesting that they were not exactly very young in terms of pregnancy, because a woman 37 years old is super young. 7 infertilità secondaria. Le 7 pazienti avevano avuto esperienze di 5 parti e complessivamente di 12 aborti. Ok, the number are there. So. 17 infertilità primaria. Interesting that 17 they had primary infertility, so they were strong, eh? Never. Sette su 24 pazienti, I'm sorry, beg your pardon. IVF. Ok. Di queste 7, 2 pazienti hanno avuto aborto alla 7ª settimana. 2 of those 7 patients miscarried at 6 weeks. E 5 pazienti non hanno avuto sviluppo della gravidanza. And 5 nothing. Nothing in terms of development of pregnancy. So completely. Ed ecco il protocollo. And this is the protocol that is interesting. Why is interesting? Why this choose
Perché hai scelto questi, questo protocollo? Perfetto. This is the protocol, and now Maurizio is going to explain why exactly melatonin, why LH, why interleukin 10 and anti-interleukin 1. Anche troppo. Vorrei sottolineare come, interpretando, ricordando l'acronimo PLAY, che abbiamo farmaci che agiscono ad ogni livello dell'acronimo PLAY. Psiconeuro, endocrino, immunitario. It's, Maurizio is saying this is one of the most beautiful expression of the PNEI approach, because you have a neurohormone, you have an hormone, you have interleukins. So feature of immune system, endocrine system, and central nervous system. Non dobbiamo considerare il nostro protocollo come un protocollo che vada contro qualcosa, ma in termini di impatto biologico e di farmacoeconomia raggiunge dei risultati, come vedremo, senza avere il peso di altre terapie. We are not against IVF, we are not against other treatment, but Maurizio is underlining something that is interesting: the social economic cost of this treatment, because it is absolutely affordable for people. So it's in terms of social sanitary business, I don't know, in terms of for the government, could be really very important. And these are the questions Maurizio asked himself before starting with that precise protocol with melatonin, LH, interleukin 10 and anti-interleukin 1. Low dose, because penso che se siamo qui tutti abbiamo abbastanza chiaro, ben chiaro, il motivo per cui abbiamo fatto la scelta delle low dose. Non vorrei dilungarmi. Okay, it's obvious low dose because we know they are the only concentration able to work in the right way. Physiological. Yeah. Okay. We have a lot of literature, you know very well, that explain why that physiological low dose is the only low dose to be effective and safe. Molte risposte, questo è il razionale della terapia, molte risposte, abbiamo avuto l'esperienza ieri di molte referenze, per cui andrò un po'. Certo. Melatonina, abbiamo già visto questa presentazione ieri, conosciamo tutti l'origine e il ruolo della melatonina, ne abbiamo discusso ieri ampiamente. Gioca un ruolo cruciale nella funzione riproduttiva. Questa è la referenza. Yesterday we spoke a lot about melatonin, its role in reproductive function, but its role especially in the pulsatility of the other hormones. Maturazione degli ovociti e impianto embrionale. Don't forget that it is crucial for the oocyte maturation, embryo implantation, so different phases. Addirittura la letteratura convenzionale ha iniziato a suggerire l'opportunità di introdurre melatonina nelle procedure di fecondazione assistita. Even the international literature is speaking about the possibility to introduce in the therapeutic planning for hypofertility melatonin. They speak in terms of melatonin 3 milligram or 5 milligrams. Eh? We speak in terms of fine regulation of the axis. LH. Why LH? Perché stimola la naturale maturazione dell'endometrio, che risulta negli stati di infertilità o ipofertilità carente. Okay. It's important for, it's written, it's important for the endometrium maturation. Come dicevamo prima, abbiamo ampiamente detto, è interessante sottolineare come l'utilizzo, scusami, non so cosa succede, l'utilizzo dei farmaci low dose è stato sostenuto, riconosciuto e sostenuto dalla letteratura ufficiale.
E questo è il conference database di cui abbiamo parlato ieri. L'utilizzo di farmaci low dose in sostituzione dell'FSH, per non far nomi, Gonalla è ampiamente usato, riduce, anzi addirittura annulla la possibilità delle sindrome di sovrastimolazione ovarica. Ok, also literature, international literature is speaking about the possibility of SH in low dose, and it's important to reduce the overstimulation of ovary that sometimes it's possible to observe. So they are going in the towards the direction of low dose. Ma non sanno perché. A proposito di LH. Speaking about LH. Queste sono ecografie sono immagini della mia casistica personale. These are from Maurizio personal casistic. E sono due pazienti che hanno contribuito a formare la casistica. And they are inside of that group of patients. Sono due pazienti che erano stati sottoposti in precedenza alle procedure di fecondazione assistita. They had been for several times under IVF. Con nessun sviluppo di gravidanza. But no success. E al terzo ciclo di fecondazione assistita sono state dimesse dalle procedure. And after three tentatives of with IVF, they have been released by the program. Per insufficienza della funzione ovocitaria. Because of insufficiency of oocyte function. Ormone antimullerriano inferiore a 0,2. Anti-Mullerian hormone lower than 0.2. Well, so they were in bad condition. Ho presentato le pazienti. 44, 42. 40, 44 years old, 42 years old, okay. Anna and Ornella. Dopo tre mesi, after 3 months of therapy. This is questo prima, questo dopo? No. Ah, no. Questo è ovaio, sono due misurazioni dell'ovaio. Follicolo, ovaio di destra, ovaio di sinistra. Ovaio di destra, ovaio di sinistra. Ok. Lo sanno. Right ovary, left ovary. Il problema è che dopo 3 mesi di terapia, after 3 months of therapy, follicolare. After 3 months of therapy, with melatonin, LH, interleukin 10 and anti-interleukin 1, they developed the follicle. Follicolo, maturazione follicolare, 2 cm di follicolo, 1,8 cm di follicolo, in e dopo sono rimaste gravide. In this case, 2 cm of, for the follicle, 1.5 cm. So, they had the maturation and they were pregnant. Were pregnant after this control. Okay. No, è tangibile, yeah. La maturazione follicolare. Okay. You can see the follicle maturation, really. Le citochine. Abbiamo parlato anche di questo ieri. Sarò rapidissimo perché voglio arrivare ai risultati. Esistono gli studi che mettono in relazione l'infertilità con l'alterazione del pool delle citochine e quindi con l'alterazione del sistema immunitario. We are not the only one speaking about the cytokines. Riferimenti, soprattutto interessante questo, per Pilten Steriti, che è una rivista importantissima, mette in relazione l'alterata molto un'alterazione fra l'interleuchina 1 e il suo inibitore nei casi di infertilità. In this paper they show the relationship between interleukin 1 beta and its receptor and its inhibitor, excuse me, related to infertility. Addirittura American Journal of Reproduction il lavoro si conclude con un invito, con una considerazione
che oltre all'acido acetilsalicilico, alle varine low dose, scusami, a basso peso molecolare, dovrebbe essere somministrato qualcosa in grado di regolare la reazione infiammatoria e in particolare un fattore che sia in grado loro di... lo leggono e quindi it's interesting that American Journal of Reproduction says okay, beside acetylsalicylic acid, why not to find something able to regulate the inflammatory process? And they speak about interleukin 10. They don't know that exists a drug with interleukin 10. American Journal, okay. Okay. Ciclo di terapia perché? Secondo le avevamo bisogno di un criterio di confronto dei risultati. Secondo le e con che cosa confrontiamo i risultati? Col tasso naturale di fertilità e con i risultati delle procedure di fecondazione assistita. Secondo il consenso della letteratura, il tasso naturale di fertilità può essere stimato sul 20%. Quindi in 5 mesi una popolazione normalmente fertile avrebbe raggiunto il 100% di gravidanza. I try to explain why Maurizio thought to do the therapy for 5 months, because the natural rate of fertility is 20%. So in theory, after 5 months, if the fertility is estimated for 20%, in 5 months, 100% of women can be pregnant. That's the reason why, according to the literature, he said, okay, I have to treat these women for 5 months to reach the hypothetical 100% of fertility. Ed ugualmente nel 25% è stimata la percentuale di successo per ciclo delle procedure di fecondazione assistita. Normally for IVF is estimated in 25% the success of the procedure. E quindi la prevalenza sarebbe stata del 100% in 4 mesi. So according to IVF the 100% would be reached in 4 months. Ho dovuto compiere questi calcoli per avere un criterio di confronto del significato e della validità della nostra terapia. He did this calculation to be able to compare with something that is recognized internationally. Ok, risultati. Questo è il criterio con cui abbiamo letto i risultati. Risposta o non risposta, ovviamente. Okay, first of all, did had success or not? Responders okay. Or non-responders? Il tempo medio in mesi della terapia. But that's obvious. Interesting is also, after how many months they were pregnant, that's another endpoint, very important. Per avere un criterio accettabile di confronto con tasso naturale di fecondità e le terapie di fecondazione. So it's important this endpoint because of what we said before. If IVF has a rate of 25%, so more or less in 4 months all of them are pregnant, we had to estimate the duration of the therapy 5 months for us. I gruppi di controllo ovviamente sono virtuali e statistici, però basati sui dati di letteratura. So our comparison is not with the control group, but with the group in literature treated with IVF. So our competitor was IVF. E il tasso naturale di fecondità. And the natural rate of fertility. Ok, questo è quello che abbiamo appena detto. Yeah. Risultati. Responders. 19 su 24, 79% non responders. Ok, responders e non responders. Ho calcolato il tempo medio di terapia. But already this is huge, yeah. I mean, say 80% of success means that... Nelle 13 eravamo sull'85%. Okay. Comunque, allora, il tempo medio...
periodo di terapia è un criterio che ci permette di compiere un confronto significativo. Tempo medio di terapia ho calcolato la media di risposta sia coloro che hanno delle pazienti responders sia delle pazienti non responder, che sono quindi arrivate a 5 mesi. Besides the percentage of success, important also the mean therapy months, that is much lower than 5 months. Yes. 2,96 overall, comprendete the responders and non-responders. Almost 3 months, including responders and non-responders. So the endpoint was absolutely reached since it was 5 months. Il tempo medio, se calcolassi il tempo medio solo delle responders, avrei questo risultato. Even lower the time of success for responders, 2.42. Not responders, obviously, not in 5 months. Operazione molto semplice, proporzione matematica, a 2,96 mesi la nostra terapia ha avuto il risultato del 79%. So after 3 months 80% of women were pregnant. Ok, tasso naturale di fecondità, 20% per 2,96. So if you consider that naturally 20% of women are pregnant in 5 months, we have a percentage that is higher than the natural rate. Banale calcolo. Yeah, I'm losing myself. Naturale fertility rate. 20 per 2. Il risultato, 2,96 in termini di prevalenza, è 59,2. Idem, procedura di fecondazione assistita. The concept is that with Guna you have more success than having sex every day and better than IVF. Non io. Ho detto che con la nostra terapia è meglio che fare sesso tutti i giorni e fare l'IVF. Esatto. But it's more fun to have sex. Ok. Quindi possiamo confrontare. Anyway, you have to have sex. Allo stesso tempo, è importante l'isotempo, allo stesso tempo medio, risultato in percentuale della terapia low dose, risultato della fecondazione assistita, risultato del tasso naturale di fertilità. So, l'isotempo. Yeah, in the same frame of time, with low dose Guna therapy, you have 79% of success, with IVF 74 and naturally 59. So it's really a very interesting comparative data. La tabella di comparazione. Yeah. Mesi di trattamento, 2,96. Low dose treatment, 70, prevalence 79,6. Procedure di fecondazione 64, 59%. And interesting. Valore di P. Terapia low dose verso il tasso naturale di fecondità, p-value, estremamente significativo dal punto di vista statistico. Since the p is lower than 5 point, than 0.05%, here is 0.005%, is very significant in comparison with the natural rate of fecondation. It's not significant against IVF. La differenza non è statisticamente significativa, ma possiamo dire che la terapia low dose raggiunge risultati comparabili con le tecniche di fecondazione assistita. Even though the P is not statistically significant, we can the same say that it's not better, but it's not inferior than IVF. E quindi raggiunge gli stessi risultati. E riflettiamo in termini di impatto biologico e di impatto economico estremamente minori.
And both psychologically for the patient and economically for the government, this treatment is much more convenient. È la rappresentazione grafica dei risultati. Ok. E ho fatto un'altra analisi. Ho confrontato i risultati delle pazienti, delle 24 pazienti, con i risultati ottenuti in precedenza. Le responder che non avevano fatto in precedenza nessuna terapia. Stiamo un po' perdendo perché sono troppi dati, Maurizio. Sì, troppi dati. È emerso del... Allora, la fecondazione assistita ha avuto una percentuale di risposta estremamente inferiore, se infatti ho saltato la tabella, estremamente inferiore alla terapia low dose, con un'abortività estremamente superiore. Ok, if you look at the miscarriage, abortion, using IVF you have a percentage of miscarriage. Adesso that is higher. Confrontato con i risultati pre-terapia, le pazienti che si erano sottoposte a fecondazione assistita hanno avuto una risposta scarsa, inferiore al 30%, mentre le stesse pazienti, dopo aver fatto la terapia low dose, sono le stesse pazienti, hanno avuto una risposta dell'80%. Le pazienti che in precedenza... Non riesco a tradurre, Maurizio, troppo... I'm sorry. Ok, those patients that had abortion using IVF, using low dose therapy, didn't have the same rate of abortion. This is the cause. Yeah, so it's also safe. The same patient before and after. Okay. I have a question that is important for me and maybe for them. Okay, it's clear the use of melatonin. It's clear the use of LH for the endometrium. But why you thought to manage with anti-interleukin 1 and interleukin 10 the inflammation? I mean, his hypofertility, an inflammatory disease. Yes. Look. Yes, it is. Possiede moltissime caratteristiche, essendo multifattoriale, ha in comune, tutti questi fattori hanno in comune tutte le stigmate della malattia infiammatoria di basso grado. Yes, also hypofertility, if we focus the oocyte, we can say that he's leading a low-grade chronic inflammation, maybe due to an endocrine alteration, but for sure we have the sign, the immunological and biological signs of low-grade chronic inflammation. So, and they know, these are the references, which are the pro-inflammatory cytokines overexpressed. So, for sure, hypofertility is inflammation. Please. I have a client who has endometriosis, and she has lesions on her ovaries, both, and she's had six IVF treatments. Six. And she wants to go for one more. Ok, ha una paziente con endometriosi che ha fatto 6 fecondazioni assistite e sta per fare la settima. I suggest not to do the 7th and to do this therapy. I suggest this therapy and you should use anti-interleukin 1. And everything else. No, and with all the other. Do you see English speaking? No. About endometriosis? Perfect. We are going to speak because I want to show you the results of our preclinical research in endometriosis and the rationale for endometriosis. Yeah. Well, it's more, I'm just wondering if my clients actually went to see. Ah, sure. There is a flight direct to Milan, yeah, so no problem. Vuole mandarti la paziente in maniera tale che così, anziché fare la settima fecondazione assistita, absolutely. Yeah. And we can insert her in the casistic. Yeah. Sure, absolutely. Maurizio will give all of you his email.
puoi dare la tua email? Mm-hmm. Assolutamente. Quindi, lascerò la mia mail per tutti ovviamente. E le, a richiesta translator in the consultation? Translation for the patient. Yeah. I don't know. Ok, tu puoi chiamare quando arriva sta paziente, mi chiami e io faccio il traduttore. Ovviamente il gruppo di pazienti presentati nella casellistica è piccolo, è un limite, però i risultati sono senz'altro in grado di farci riflettere, di darci uno stimolo per ulteriori vie di ricerca. We want to be honest. Till now, this casistic is still a small casistic, but the results are significant, also statistically significant. So maybe we are on the right way. Molte grazie a tutti voi. Thank you very much. Grazie. I miei pazienti hanno contribuito alla casistica. These are some of the patients. Katia, Barbara, Valentina, Concetta from Sicily. For sure this is a typical. Esatto. Liliana, Elena, Emanuele. But also Scarlett, Sharon. Sapete ovviamente che cosa rappresenta questa immagine? Do you know what è stazionario un embrione? This is an embryo, and this is a result of the therapy. E questo è l'embrione di Anna, okay. Di cui abbiamo visto prima il follicolo. So, she already delivered, già partorito. Mm. And now this embryo is a little baby, so this baby is called Guna. Actually, yes. Prego di guardare l'età. She was not exactly a young girl, 45, so maybe she realized her dream, and we are very emotional for that. Vi ringrazio di cuore per la vostra attenzione. Thank you very much.